Buongiorno. Come attuare una strategia per far fronte alle cattiverie del narcisista perverso? Lo avete capito, tocca sostanzialmente alla vittima il difficile compito di preparare il dossier. Si tratta di una cosa particolarmente complessa perché nella maggior parte dei casi la vittima si trova in uno stato di grande confusione e non riesce più a distinguere ciò che è importante e ciò che non lo è. L'altra grande difficoltà deriva dalla sua fatica a posizionare gli eventi nel tempo. È una conseguenza dello stato di shock, dell'esaurimento psichico, del panico e della confusione mentale in cui è sprofondata talvolta da anni. Bisogna capire per agire meglio. In un primo momento è utile che la vittima metta per iscritto la cronistoria della propria vita, riposizionando gli eventi nel loro contesto. L'avvocato potrà, semmai, leggerla per capirla meglio. In seguito traccerà una tabella cronologica di tutti gli eventi significativi. Conoscere per bene l'avversario consente di vincere metà della guerra. Da qui anche l'importanza del mio libro e del mio lavoro, il cui obiettivo è capire per agire meglio. Pertanto, mettere sul tavolo la situazione con uno specialista è ben lungi dall'essere una perdita di tempo e di denaro. Al contrario, vi risparmierà certamente di perdervi in aree delle quali sarà difficile uscire. Con l'aiuto di specialisti, prendendo il tempo di entrare nella mente del manipolatore narcisista, posizionandovi dall'altro lato dello specchio, potrete sapere meglio come lui attaccherà e come si difenderà. Attenzione, non è solo inutile, ma anche pericoloso, dire all'avversario che è un narcisista perverso. Rischiate di provocare reazioni che nel peggiore dei casi non riuscirete più a controllare e nel migliore il complimento ritornerà indietro. Tenete per voi la vostra capacità di provocare una reazione pulsionale nel narcisista perverso per usarla in un momento giudicato strategico. Mettere al riparo i documenti importanti. In caso di procedura di riporto, lo è ed è importante mettere a riparo i documenti importanti. Ecco cosa dovete fare. Perquisite da capo a fondo l'alloggio, l'automobile e tutti i luoghi in cui avete accesso, perlustrando in maniera sistematica anche il fondo delle tasche è possibile scoprire delle sorprese utili per il vostro dossier. Recuperate fotocopie o fotografie, tutti i documenti relativi alle finanze, ai beni, agli atti notarili, alle assicurazioni. Recuperate le carte d'identità, vostra e dei vostri figli, quelle dell'automobile e certificati di stato di famiglia per metterli fuori dalla portata dell'avversario. Fate una copia integrale dei dati del computer di famiglia su un hard disk esterno che metterete al sicuro. Eliminate dal vostro computer tutto ciò che vi appartiene e che potrebbe nuocervi, anche il cestino dell'hard disk e la cronologia di navigazione su internet. Cambiate tutte le password. Chiedete sempre una copia delle denunce, delle dichiarazioni spontanee poste, ne avete comunque il diritto, sapetelo. Non affidate i vostri documenti originali a nessuno, tranne che al vostro avvocato, e se non potete fare altrimenti, conservatene sempre una copia. Mettete i vostri soldi, anche quelli dei vostri figli, al sicuro. Per riassumere, perquisite prima che lo faccia il narcisista perverso e mettete tutto al sicuro in un luogo che gli sarà inaccessibile. Prendete le misure contro la manipolazione. Quando siete certi di essere manipolati, non perdete tempo e attuate subito le azioni che vi aiuteranno in seguito. Cioè,
registrate tutte le conversazioni cancellandole in seguito se non portano niente di utile. Le registrazioni non sono legali, ma saranno utili a voi e al vostro avvocato. Annotate tutto ciò che accade nel vostro registro e tenetelo sempre con voi. Se vi chiama, non rispondete al telefono. Se per sbaglio rispondete, pronunciando una prima formula di cortesia, e riagganciate prima che abbia il tempo di proferire parola. Non dimenticate che l'arma più grande del narcisista perverso è il suo bla bla bla. Non rispondete alle sue email. Se è indispensabile, attenetevi assolutamente ai fatti, non parlate di voi, non lasciarvi trasferire nessuna emozione perché tutto verrà distorto e utilizzato contro di voi. Scrivete pensando che quella mail la leggerà il giudice, cosa che da altro conto accadrà di certo. Sfruttate quindi questa probabilità per trasmettere un messaggio positivo di voi stessi e delle vostre vibrazioni. Non rispondete mai alla minima urgenza. Creare l'urgenza è una grande specialità del manipolatore narcisista, ma si tratta sempre di un tranello. Concedetevi una pausa di riflessione, dormiteci sopra, persino per cose in apparenza irrilevanti. Svuotate il vostro conto corrente e quello dei vostri figli senza il minimo scrupolo. Se non lo fate, state sicuro che lo farà il vostro amico. Per i figli aprite un altro conto in banca depositandovi l'ammontare recuperato fino all'ultimo centesimo. Non parlatene in seguito, non vi potrà rinfacciare nulla. Ritirate esattamente la metà di quello che il conto corrente condiviso contiene fino all'ultimo centesimo. Ritirate tutte le deleghe concesse al narcisista perverso, anche quelle della posta. Recuperate le carte di credito al consumo e cambiatene il codice. Recuperate le foto e i ricordi importanti affidandoli a una persona sicura. Rivolgetevi subito a un avvocato per conoscere alla perfezione i vostri diritti. Meglio saper dire ciò che la legge prevede dalla vostra situazione, meno vi lascerete intimidire dal narcisista perverso. Cominciate a riempire la vostra scatola nera e apritela ogni volta che vi sentite accedere a quella curiosità, a quella compassione d'amore, quando cercate di scusarlo o vi accorgerete che state ricadendo nella sua terra. Se vi molesta, non esitate a cambiare il numero di telefono. Per la vostra tranquillità quotidiana, conservando però il vostro vecchio numero in modalità silenziosa, cosicché la segreteria telefonica registri i messaggi che sicuramente vi lascerà e con un po' di fortuna potranno essere utilizzati dalla giustizia. Questo metodo consente inoltre di intrappolarlo efficacemente se vi molesta. Fate delle foto di tutti i vostri beni, redigendo un elenco preciso. Inoltre fate un video o delle foto in generale con un'agenda del campo visivo per attestarne la data. Se ci sono dei beni di grande valore, fatene constatare l'esistenza da un ufficiale giudiziario o da testimone. Questo è un vademecum che vi serve per tutelarvi affinché intendiate, e mi auguro, prendere posizione contro il narciso manipolatore maligno. Vi aspetto nella prossima diretta di YouTube, vi saluto e alla prossima.